Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video sui prodotti terminati del periodo. Parto subito con due prodotti per quanto riguarda la pulizia delle mani. Abbiamo terminato questo sapone per le mani della Sien. Questa era un'edizione limitata chiamata Space Orange. Molto buono, i saponi per le mani Sien a me piacciono sempre molto. Questo sapeva di arancia, una profumazione buona e secondo me adatta a tutto l'anno, al di là dell'etichetta invernale. Il prossimo anno, se mi dovesse capitare, lo riacquisto sicuramente. Altro sapone per le mani che abbiamo terminato è questa Ricarica Fresh and Clean. Questo è il sapone liquido disinfettante. Questo in realtà è un sapone che noi finiamo in continuazione, però viene quasi sempre buttato via, non riesco mai a mostrarvelo. Comunque è un sapone che a me piace molto perché non va a seccare le mani, le lava molto bene, fa molta schiuma e appunto senza aggredire le mani, quindi molto, molto buono. Noi lo utilizziamo quando torniamo da fuori e dobbiamo lavarci le mani, utilizziamo questo sapone disinfettante, mentre se siamo in casa e abbiamo bisogno di lavarci le mani ma non siamo usciti, usiamo un semplicissimo sapone non disinfettante, ecco. Terminati due saponi intimi, uno è il solito Intima più detergente intimo attivo pH 3,5 che lo avete visto milioni di volte, a noi ci piace sempre tanto e lo andiamo sempre a ricomprare. Questo era a base di timo antibatterico naturale, ci piace molto. Altro sapone intimo che acquistiamo e riacquistiamo è il Neutromed pH 5,5 lenitivo. In realtà di questi qua Neutromed ci piacciono tutti, ne prendiamo un po' a caso quello che viene. Sono buoni e costano poco, quindi io ve li consiglio. Terminato un bagnoschiuma di Alverde, questo qua con papavero, fiordaliso e trifoglio rosso. Mi è piaciuta tantissimo la profumazione, mi è piaciuta moltissimo la confezione, faceva una buona schiuma, lavava bene la pelle, mi è piaciuto. A differenza dell'altro che era fiore di cotone, che aveva una consistenza tra una crema e un gel doccia, questo era proprio un gel doccia e mi è piaciuto. Costano poco, sono buoni, hanno buon inci, sono vegani e certificati naturali. Terminato un detergente per il viso Eco Bios biologico, questo qua idratante illuminante con aloe vera e melograno che avevo acquistato da Iperzoap. Non mi è piaciuto, non mi è piaciuta la profumazione e non mi è piaciuta la consistenza perché appunto era una via di mezzo tra una crema e un gel e questa consistenza particolare mi dà l'impressione che il prodotto sia scaduto anche se in realtà non era scaduto. Inoltre non faceva quasi per niente schiuma, non mi dava la sensazione di aver lavato il viso, quindi non mi è piaciuto. Lo utilizzavo quando ero sotto la doccia, sono contenta di averlo finito. È un prodotto senza parabeni, siliconi, oli minerali e coloranti, vegan, testato al nichel, cromo e cobalto, ma a me non è piaciuto. Ho terminato questo prodotto, questa crema per i piedi di Martina Gebhardt. Questo qua era il Baobab. Provai il campioncino, mi era piaciuto molto, ho acquistato la crema. Mi è piaciuta tantissimo anche questa crema perché è una crema molto molto leggera, ma allo stesso tempo molto molto nutriente. Mi è piaciuta anche la profumazione, il pack è in vetro, quindi non è in plastica abbiamo solo il tappino. Ottima, l'unica cosa quando si arriva in fondo è un pochino complicato, dovevo svitarlo e cercare appunto di prendere gli ultimi residui di prodotto, quindi la confezione è vero che non è in plastica, ma fatta così quando si arriva alla fine diventa un po' scomoda. Comunque il prodotto mi è piaciuto tantissimo. Ho terminato due creme mani. Una, questa qua della Sien, della linea Tropical Summer, questa che era un bidone di crema perché era 300 ml. È una crema che mi è piaciuta molto perché comunque l'ho trovata idratante e nutriente, ma era veramente troppa, mi è durata tantissimo e calcolate che un po' di crema l'avevo regalata a Giulia e a Valentina. Quando l'ho finita veramente ho fatto i salti di gioia perché non ne potevo più, troppo grande la confezione e si rischia anche di andare oltre la scadenza del prodotto, quindi non la ricomprerei solo per la grandezza. L'altra crema mani invece che ho finito è questa qua di Alverde che era nel calendario dell'avvento dello scorso anno, una crema bella nutriente che non faceva scia bianca, non
non andava a ungere, a appiccicare le mani. La profumazione, secondo me, era di mandorla tostata, un pochino troppo forte come profumazione per i miei gusti, per una crema mani, ma comunque una buona crema che mi è piaciuta. Poi ho terminato due mini taglie di Dr. Bronner's. Questo qua è il sapone. Uno è alla lavanda, uno credo che sia alle mandorle, per mani, viso, corpo. Questi saponi che sono vegani, certificati Natru, non testati su animali, sono degli ottimi prodotti, super concentrati, vendono la mini taglia, la taglia media, la taglia enorme, e sono dei prodotti con cui è possibile fare di tutto. Da la detersione del viso, del corpo, dei capelli, dell'igiene intima, ma anche ad esempio il lavaggio degli indumenti. È un sapone veramente multiuso, te lo vendono con un foglio gigantesco, con tutti gli usi e le proprietà di questi prodotti ci si fa di tutto. Non fa tantissima schiuma, è molto liquido, ma è anche concentrato, quindi ne basta poco. Questa era la lavanda, questa era la mandorla. La profumazione della mandorla non mi fa impazzire, quindi ho preferito questa, la lavanda, però sono, ecco, dei saponi veramente multiuso e vi dureranno tantissimo. Delicatissimi sulla pelle, ottimi, secondo me adatti anche ai bambini. Ho terminato anche no, tre shampoo. Allora, la Mini Taglia Bio Point, questo qua pure fresh, è uno shampoo per capelli normali e fini, che avevo preso forse in una rivista, senza siliconi, slash, parabeni, solfati e coloranti, un buono shampoo, ma che non andrei a riacquistare semplicemente perché non utilizzo più questo genere di shampoo, però faceva una buona schiuma e lavava bene i capelli. Altro shampoo che ho utilizzato è questo della Yves Rocher, per capelli colorati, questa mini taglia, che io in realtà ogni volta sbagliavo, lo prendevo come se fosse un balsamo, lo andavo a mettere ai capelli, vedevo che faceva schiuma, mi ricordavo che era uno shampoo, quindi un casino. Comunque io ho utilizzato anche la taglia grande, la full size di questo shampoo, mi era piaciuta molto, quindi è un buono shampoo. L'ultimo shampoo è quello solido di Officina dei Saponi, che è uno shampoo con curcuma e zenzero per capelli puliti, leggeri, e mi è piaciuto tanto. Questa era una mini taglia che mi aveva regalato l'azienda, con cui ho fatto tanti lavaggi, perché ne ho fatti tipo una trentina di lavaggi e era la taglia piccola. Mi è piaciuta molto la profumazione, faceva tanta schiuma, non andava a seccare i capelli, li lasciava belli puliti, belli morbidi e belli lucenti. È un ottimo sapone, dura tanto, perché calcolate appunto che era veramente un pezzettino piccolino, e mi è piaciuto tantissimo, ottimo, super consigliato. Poi ho terminato le striscette depilatorie per il viso della Sien. Io utilizzo solo queste perché delle altre marche mi fanno un'irritazione pazzesca, e queste sono le uniche che non mi creano problemi alla pelle, quindi riacquisto sempre questa. Poi ho terminato anche il dentifricio solido di Officina Nature. Questo qua mi era stato omaggiato, è un dentifricio in pastiglie. Viene venduta la taglia piccola così da viaggio e la taglia grande. Sono delle pasticche che vanno masticate e poi spazzolate. Sanno di caramelline Polo. Non mi sono piaciute granché perché non lasciavano l'alito particolarmente fresco, anche se puliva bene i denti, ma più che altro non mi piace il fatto di dover masticare una cosa e spalmarla su denti, anche se è dentifricio. Quindi non mi è piaciuto particolarmente questa tipologia di dentifricio. Quindi ecco, non l'andrei ad acquistare. Ho terminato due creme per il corpo del calendario dell'avvento dello scorso anno di Balea. Questo è il body butter, e questo invece è la body lotion. Tutte e due buonissime, una profumazione calda, di tipo nocciolina tostata, cioccolato. Ovviamente questa era un pochino più leggera, la body lotion, mentre questa era proprio un burro. Entrambi belli idratanti, belli nutrienti, questo un po' più nutriente dell'altro, sono veramente dei buoni prodotti, e mi sono piaciuti entrambi, e nonostante siano delle taglie da 50 ml, mi sono anche durate parecchio.
Poi ho terminato questa maschera per capelli di Alverde che ho trovato invece nel calendario dell'avvento di quest'anno che non mi ha fatto impazzire. I prodotti di Alverde per capelli non mi fanno impazzire. Gli shampoo sono molto buoni. Per quanto riguarda maschere e balsamo non mi trovo molto bene, quindi anche queste non mi sono piaciute. Ho terminato quest'altra maschera di Balea. Questo mi è piaciuto moltissimo. Una buonissima profumazione, districante, nulla di che. Cioè, districava e basta, però districava molto bene, quindi mi è piaciuta molto. Terminata poi la mini taglia della crema nutriente di CeraVe, che sinceramente non, a parte che ho fatto solo le braccia con questo campioncino misero, ma si assorbiva immediatamente e non idratava, non nutriva, figuriamoci, cioè non faceva assolutamente nulla. Quindi, boh, non, no, assolutamente non mi è piaciuto. Infine ho terminato alcuni campioncini. Sono contenta di annunciare che non ho più campioncini per quanto riguarda balsamo e maschere per capelli, perché li ho terminati tutti e sono contentissima. Allora, ho terminato questi due campioncini di balsamo Noa. Con ogni campioncino ho fatto due applicazioni. Questo è quello nutriente al mango e alle proteine del riso, che mi è piaciuto, non è stato male. Veramente buono. Poi ho terminato sempre di Noa quest'altro che è un balsamo idratante alle foglie di edera e olio di mandorla, che mi è piaciuto anche questo, ma mi è piaciuto più l'altro, questo un pochino meno. Poi ho terminato la maschera volume, che è di La Saponaria. L'ho trovata una maschera districante, ma nulla di che. Ed infine il campioncino di balsamo crema ristrutturante della linea Capil Venere di Elan, che non mi è piaciuto. A me queste maschere balsamo per i capelli di Elan, mi dispiace, ma non mi piacciono. Bene, quindi questi sono stati i prodotti che ho terminato. Fatemi sapere che cosa avete terminato voi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!